sormontano uno sopra l'altro, abbiamo queste qua, avrà sicuramente il problema dell'ombreggiamento da parte di queste qua sopra, capite? È importantissimo quello, riuscire a evidenziare bene le quattro branche, perché noi abbiamo, metti, sotto che la partenza, che la vedi che sono a quattro branche, 1, 2, 3, 4. Però qua sopra, se le guardi sopra, sono 10, cioè non so, 1, 2, 3, 4, 6, sono tutte una branca attaccata all'altra. Invece, per il mio conto, sul vaso specialmente, bisogna avere le quattro branche che siano ben definite, che quando hai finito di potare, ok, stai potando, che vedi, devono esserci le quattro branche che le vedi avanzare sopra le altre, perché devono avere un capo, cioè sono il capo della, e le altre tutte dentro sotto. Non in questo modo qua, perché questa va su a ombreggiarmi tutto, e vedete che qui cerca di spogliare tutto, perché cioè importantissimo è avere la luce che arriva fino all'interno, altrimenti si spogliano, si alzano. Allora dopo va benissimo, uno decide, io voglio avere la frutta all'altezza di 2 metri e tutta l'altezza, perché qua sotto frutta ne vedrai poca. Pochissimo, sempre che non c'è il sole. Non c'è il sole dentro, capite? E lì l'importante è riuscire, specialmente con all'inizio, cioè, e anche con la podatura che man mano si va avanti, di dare quell'aspetto delle quattro branche, la cima bella e le altre laterali che entrano a essere, come vedete, per esempio queste branchetta qua che prende il sole, vedete che non c'è sopra niente, no? Ce n'è una lì, queste due qua che sono troppo interne, ma non danno a problemi a questa. Vedete che qui sono tutte piene di gemme miste. E invece sotto vedete che gemme miste non ce ne sono. Allora, già che siamo dietro così, parliamo delle gemme. ho parlato delle gemme, allora già che vi spiego quali sono. Cioè, ci sono le gemme a legno, ne vediamo un pezzo così siamo più sicuri. Si vede, quelle rotondeggianti, quelle belle rotonde come questa, come vedete qua, o dopo se vuole, queste sono gemme a fiore, queste anche, attento che vuole anche fare le riprese, queste qua che sono a tre gemme, queste sono due gemme a fiore laterali che faranno i fiori e dopo la frutta. E una gemma, se la tiriamo via, le due gemme laterali, e una gemma interna che è gemme che è a legno, in poche parole fa legno. Infatti in questo gruppetto qui vedrete i due fiori laterali e la gemmetta a legno, che è la che porterà il germoglietto, diciamo, nuovo che ne fa. La vegetazione nuova sono quelle, insomma. Questo si chiama ramo misto. Questo, ecco, contiene tutti e due tipi di gemme. Questo appunto è il ramo misto, che contiene sia le gemme a fiore che quelle a legno. Ok? E queste sono, allora cosa sono? Sono gemme che dobbiamo tenere a conto, perché è quelle che mi producono. E invece voi cosa fate normalmente? Vedete, quello che avete fatto qua, quello che avete fatto, avete tagliato, diciamo, il ramettino lì così, quest'altezza qua. Questo qui si taglia questa altezza qua, e qui sono solo gemme a fiore, a legno. Le gemme a fiore sono qua. Quindi praticamente abbiamo solo produzione di legno, non più produzione di frutta. La gemma a legno, cioè quella in punta, questa gengiale. Le gemme rotondeggianti, quelle tondeggianti così, sono a fiore. Guarda un pochettino la differenza tra questa gemma e questa gemma qua. Se tu le tocchi, queste qua pungono normalmente, pungono, senti così le pungono. Sì, sono piccoline. No, è anche perché sono fatte così, insomma, sono dure, sono. Queste qua, questa generale, e invece sono legno. E allora voi fate sempre legno, vedete? Portate sempre a avere. Che dopo sono rametti che poi dopo un paio d'anni dopo si rimettono a posto, l'anno dopo si rimettono a posto, dopo si può fruttificare. No, però se lo tagliano di nuovo così non fruttifica mai. Dove fruttifica? Se lo ritagliate di nuovo così come che non fruttificherà mai. Fruttificherà dove? Su queste cose, sulle rambure. O queste, vedete, su questo. Come anche questo. Cosa, vedi?
Io sono molto, mi piace capitozzare. È sempre meglio. Perché tu hai fatto la svuotatura di formazione. Queste qua sono fiori. Ma non l'ho fatto mai in vita mia. Queste qua sono fiori. Allora, però voglio dire, cioè, se tu che capitozzi, in poche parole, tu non produci mai. No, capitozzo per dare poi una formazione. Ma la formazione quando vuoi all'inizio, puoi fare la pianta, l'impostazione della pianta è importantissimo. I primi 2-3 anni è la fondatura dell'allevamento della pianta. Giustamente, quando partite dalla pianta, allora partiamo da quando partiamo da quello che arriva dal vivaio, diciamo è un bel astone, un po' più alto di questo, e allora cosa faccio? Se io voglio farmi impostarmi la branchetta come questi, io mi taglierò a 30-40 cm, mi taglierò l'aspetto. E aspetto che durante l'anno mi faccia le 4, ne farà 7-8, la branchetta ne farà 5, 3, 2, cioè conforme come la pianta vuole. Dipende dalla forma d'allevamento che uno vuole fare. Esatto. Però se io voglio portarmi il vaso normale, allora mi seguo. Normalmente c'è un consiglio che io do adesso, per esempio. All'inizio io faccio così normalmente. Rompo la prima gemma, perché? Perché normalmente la prima gemma è quella molto più forte. Allora cosa faccio? Rompendo questa gemma qua, cosa succede? Succede che queste si allargano un attimino, partono e sono un attimino più allargate. Allora mi servono, perché se partono, se non viene più partono tutte ravvicinate così, avremo sempre grossi problemi. Se invece partono un po' più allargate, la pianta diventa allargata già dall'inizio. Cioè gli interventi cesori naturalmente uno di linea, sì, 3-4, conforme uno cosa vuole fare, cioè, ma normalmente se uno vuole fare un vaso va bene, se passa palmetta io lo farò due laterali e uno centrale. Se io invece voglio fare un vaso, un bel vaso a 4, va benissimo a 4, cioè uno deve un attimino sapere cosa vuole fare. Importantissimo è non passare, metti dalla palmetta, passare al vaso dopo, o dal vaso passare alla palmetta, perché allora scegliere uno all'inizio bisogna scegliere, dire. Se avete l'appezzamento per esempio a ferrare che è molto lungo e stretto, e allora conviene di più la palmetta in questo senso, perché uno con due passaggi in lungo va bene. Se uno c'è un appezzamento quadro può anche optare per il vaso. Non è che alla fine abbiamo grandi differenze di produzione. La produzione c'è. La produzione la abbiamo in tutte le case, però la facilità di raccolta poi. Non solo, ma conviene soprattutto. La palmetta cos'è che serviva? Serviva, cioè, è partita per forma meccanizzata. Cioè, normalmente cos'è facevano? Chi aveva la possibilità di meccanizzare, facevano i filari di 4 metri, 4 metri e mezzo uno da una parte all'altra, avevano le macchine dove potevano andare su e fare la potatura e la raccolta, tutta meccanizzata. Dal vostro ambiente sinceramente non credo che la palmetta sia, va benissimo per un giardino se uno vuole fare un laterale, una siepe, un qualcosa che mi... E la spalliera? È poi la stessa cosa. Più impegnativo. Ma sì, ma poi è la stessa cosa, perché dobbiamo dire che è più impegnativo e più oneroso. Sì, mantenerla. Vabbè, ma no, non aspetta, la spalliera nel caso fruttifero, cioè, no. La spalliera la utilizziamo nel caso della vite. Della vite? No. Lei sta parlando di spalliera fruttifero. Frutto, esatto. Ma spalliera come? Io vorrei fare i vecchi pereti che... Vorrei fare un confine con il frugno selvaggio. Ah, di perché No. Da mangiare anche, da raccogliere, sì, ma semi-ornamentale. Diciamo, io ho detto la palmetta, però diciamo la palmetta è anche la siepe, cioè fai un sepone, è la stessa cosa, in poche parole, il concetto è sempre quello. Le due branche laterali, una branca che viene su, altri due laterali, e dopo lo fai come vuoi, insomma. Allora, andiamo avanti. Una volta abbiamo capito, operiamo. Raccogliere da terra ha un costo, raccogliere le sopra il costo diventa diverso. Quindi la prima cosa che bisogna fare è fare produrre la parte basale, cioè, non eccessivamente basso, perché bisogna passare con mezzo meccanico e tutto il resto. Quindi operare a dettagli
importantissimo. Sì, per esempio, come in questo caso, bisogna andare a levarmi questo pezzo qua, perché è quello che stavamo dicendo che ci dà problemi nell'entrata della luce. Perché? Perché tutto questo ombreggia tutto quello. Cioè, alla fine dico. Cioè il vaso internamente deve essere vuoto. Deve essere vuoto, certo. Cioè. Chiaro, in modo che la luce penetri all'interno da tutti i lati. E questo è un primo taglio. Ma no, beh, ma non c'è proprio, proprio. Però alla fine se ne accorgerà che produrrà e quello di anche superiore. Quello è di più puro questo. No, beh, ma no, io non vado a tagliarlo questo qua. No. Vado a tagliarmi invece, cioè questo qua lo lascio come un laterale e vado a tagliarmi questo perché mi dà ombreggiamento su tutto il resto. Se io voglio farmi penetrare qua e poter far sviluppare questi serrametti qua, io devo questo qua tirarmelo via, vedete? Perché questo è sopra di questo, in poche parole. L'abbiamo sopra, uno sopra l'altro, abbiamo sopra. Già, io quando ho preso via due o tre rami in questo modo qua, già io ho... Comincia a dare la già forma si, del si vaso. La luce. La forma, la pianta che voglio io. Cioè, io voglio che entri la luce interna della pianta. Questo, come vedete, è sopra qua sotto, in modo che si illumina questa branca di sotto e si veste la branca di sotto, va bene? Se, quello che gli devo dire è una cosa. Sì, io come che se lascia questo pezzettino non si taglia. Ecco, vabbè. Perché io lo lascio apposta questo pezzettino. Ah, poi si riete quelle nuove. Perché mi ributta fuori di quei nuovi laterali, capito? Che qui mi vanno a coprire questo spazio qua. E lo stesso discorso quando lei cima la bacchetta, diciamo, bassa, ai lati, quando vegeta, ci fai il bacchettino. In teoria, adesso a fare. Poi invece va a seccare, Però se parla con i nostri guardatori, se lei non taglia qui a zero. Sì. Giusto. No, però... no, diciamo tutte e due, perché anche è giusto, perché uno dei problemi che abbiamo qua, abbiamo troppa umidità e spesso e volentieri qua comincia a entrare il fusicolpo e comincia a seccare e settare il cemento. E non abbiamo oggetto. Però ma... dipende dalla. Tu lì facendo così, cosa succede? Succede che chiude la ferita, questa qua, chiude qua sopra, in questo spazio qua, sì, allora te ce l'hai qua, cicatrizza qua. Sì. E allora io qua sotto mi vengono... Dovrebbero venire. In pratica l'abbiamo visto pure ieri, quando scendeva anche in verticale. Scendeva anche per un... Sì, ma in certo... Ma sì, ma il taglio, i tagli, tu anche se li fai sopra, c'è lo stesso problema. Certo. C'è, capisci? Sì. Vedi che non c'è lì lo stesso, no? Nel taglio veramente non c'è mai. I tagli vengono, non c'è problema. Non si manifesta. Quando ha fatto la potatura al verde, quando è stata giù, ha lasciato sempre così. Sì, no? La farina così. Ma ieri avevo un altro motivo di dire. Perché io, serviva per fare uscire sempre quei laterali, quei laterali. No, perché se io lo taglio così e passa un potatore e mi dici perché gliela lasciato lì a zero. E allora lei gli spiega quello che ha detto. Io voglio che quel punto lì mi escano dei ramettini laterali. Sì. Anche avendo due ravette, ma avendo poi ravette quelle fruttifere soprattutto. Ecco, allora io, importantissime, come stavamo dicendo prima delle gemme, allora io me le tengo, queste che ho qua sopra, io me le tengo e vedete io cerco di avere questi spazi qua, tutti coperti da anche qui. Vedi che taglio così perché voglio fare uscire dei laterali. Vedete qua così, che li taglio così. In poche parole, io non vado a incidere su questi, no, come facevate voi, io me li lascio stare. Ecco. E allora questo qua... Ma poi non c'è la foglia, ci si passa qua. Sì, sì, uno dietro. Vedete, io taglio magari dove c'era qualcosa di piccolino così. Questi sono taglietti che mi servono per richiamare un po' di linfa, perché altrimenti mi si invecchia tutta la il rametto. Certo. Questo rametto qua... A linea. Questo richiamo, cioè il contrario di quello che faccio qua, perché qui io vorrei ricoprirmi un po' di roba, certo. Vedete qui mi manca la roba, cioè non c'è niente, vedete che è tutto secco, è secco perché non è entrata la luce. È l'ombra di quello sotto. È l'ombra di quello che avevamo prima, adesso come questo così, adesso qui l'ho lasciato lì, ormai non puoi tutto, no? Cioè tagliare tutto in un anno, no? Ma piano piano ritorneremo indietro, quando è un po' coperto qua, dopo possiamo tornare indietro, lo taglieremo questo qua il prossimo anno, lasciandolo su questo, vedete io taglio via questi due
laterali, quelli troppo vigorosi, e mi lascia questo qua che mi può portare avanti. Se io voglio tornare indietro anche su questo, cioè conforme uno deve decidere cosa vuole fare, io posso fare benissimo così, vedete? Ma non tagliare così! Non cimare perché... Perché se lo cimi così cosa mi fa? Solo fa legno lì. Altri rametti di legno. Sono andato a nord a ritagliare. Allora devi tagliare, invece dopo... se voglio posso fare benissimo così. Allora mi giusto, tutto, mi certo, sì, avete capito? 5-6 di tutti quelle rame. In teoria per qua, altrimenti, in teoria, invece è meglio farne. Spiega, in teoria per entrare la luce a questo avremmo dovuto tagliare qua, però poi si spoglia troppo. Cioè, non ho e niente, allora, no. Lo fai poi, più riprese, in più in un terreno pianeggiante e dove c'è spazio, andare a capitottare troppo. Cioè, non bisogna. Cioè, io cerco sempre di trovare a di cercare qualcosa di nuovo qua, in poche parole. Vedete qui questo qua andrebbe a toccare terra. Allora qui io faccio così, non c'è problema. Comunque alla fine dico, cioè, andando a podare un albero, quello che dico. Cioè, deve avere le quattro branche, vedete, io ho cercato. Ma qua non lo stiamo rispettando. Adesso piano piano vi faccio capire il perché. Cioè io la branca qua, la vedete che è più alta qua, su queste qua. Io ho cercato con le altre di raccorciarmi, non posso in un anno ritornare indietro a zero. No? Ma io, adesso questo qua io lo taglio, vedete? Cioè, è inutile lasciarmelo lì che vada dritto in piedi, me lo faccio così, io mi lascio questo che tanto mi produce quest'anno. Vedete? Perché lascia questo qua, un altro anno questo qua ci taglio di ritorno. Io faccio così e dopo mi ritornerò indietro qua. Sì. Capite? Perché qua la produzione quest'anno si avrà. Madonna, ce n'è, se ti la metti qua ce n'è quanta ne vuoi. Qui, vedete, sono già le gemme, si vedono tantissime gemme, non c'è problemi. Eccoci. Ecco questo per esempio, se io voglio tornare un attimino indietro lo taglio a metà. Allora mi ricaccia un po' di rametti laterali che mi fanno. Che mi riempie quello spazio lì, in poche parole. Esatto. Che da un lato uno all'altro ritorna. Beh, è logico, cioè deve esserci sempre un ritorno indietro della pianta. Questo è troppo vecchio, questo qua vedete ha prodotto tutto ha già prodotto l'anno scorso. Allora qui, allora si vedono? Gliel'ha chiesto? Gliel'ha chiesto e mi ha detto che è prodotto. Dai, da questi qua sono i sei della dicocche che sono state prodotte l'anno scorso. L'ho attaccato, diciamo. C'è già il posto. Io lo vedo da lontano per quello che non. Ma non c'è l'ho. Non gli do. Cioè, diciamo, è il rametto. Ora poi badiamo anche il rametto che era questo. Ma da ora no, non c'è problema. Il rametto che era questo, che è diventato così. L'anno dopo è diventato così, ha prodotto e è diventato così. Che il punto d'attacco del peduncolo dell'albero che l'anno scorso. Cioè, tutto, cioè dopo tu lo vedi. Beh, cioè, ma una volta che si apre. Non ha neanche un attimo guardi e basta insomma. Cioè, quello. Cioè, dopo io se voglio tornare indietro torno indietro. Se io volessi adesso è troppo lontano, cosa dici? Non no, mi va bene, suggeriva, allora così, faccio così, capito? Lui suggeriva, dice io dice, avrei tolto se il noi ramo, togliamo, dico, no? Se noi togliamo quello, no. Questo qua produce, capisci? Questi qua non ce li hai più, capito? Al limite potresti fare così. Di eliminare il bacchettone, diciamo. Il bacchettone lo elimini e rilasci tutto il resto, puoi fare anche. Però è un peccato, cioè per mio conto, io lì ci sono alcune produzioni che mi fanno, che questo qua mi piega sicuramente così. Un altro anno me lo taglio così, capite? Capito com'è? Cioè non è che sia una cosa che faccio... Ma resta bello che... Lo vedi che resta molto più aperto. Lo vedi che... Cioè, quando ho finito, dopo vedrai che è molto più aperto di come... Cioè, queste qua io faccio così, mi lascio quello piano. Questi, vedete, questi bacchettoni qua, non mi servono. Io ho questo che producono, vedete, sono già in produzione. Allora io faccio via i due bacchettoni qua. Gemmi fioriferi. I due bacchettoni qua e il resto mi lascio. Questo qui. Gemmi fioriferi. Questo qua lo faccio così al limite, ve lo lascio qui su questo, vedete? Conseguenza i ramettini hanno la funzione. Praticamente si posa
Bene, logico, perché il giardino elementare tu vuoi fare una dichiarazione. E invece qua tu lavori da ornamentale a frase. Ci sono a legna, le stagioni sono su due piede come morire. È buono, perché cos'ha? Perché qui si macisce. Lì, ma è la partenza, è quello che dicevo. No, è buono come adesso lo vedi buono, ma andando avanti l'acqua si ferma lì, è logico. È uguale. È quello che dicevo, io la prima gemma che ti dicevo che io la spacco normalmente. Vedi perché il legno. Lo dico l'altro, adesso è buono, però fra 5-6 anni può darsi dei problemi. Cioè, per esempio come questo, io ho questo che è brutto, allora io lo taglio, vedete? Non ho problemi qua. Cioè, vedete, io adesso ho questo e quello lì, adesso io devo decidere. Qui c'è tutto un casino. E allora devo decidere un attimino. Allora, io questo qua lo taglierei giustamente così, fare così. 6 anni, 5 anni, 6 anni. Diventano più belli i frutti, io faccio un schiarimento così, un diradamento così, piuttosto che andare in giro. Sì, dopo se io vedo che dal tranno è troppo alto, questo qua, io faccio anche così, vedi? Non c'è problemi, io torno indietro. Sicuramente qua su questi tagli che ho fatto, magari mi ricaccia fuori qualcosa di nuovo, allora io mi posso abbassarlo ancora così, vedete? Abbiamo appuntamento alle 4 a Casello del Gerra. Vedete come questi, via. Questo qua, vedete, ecco il ritorno che voglio fare io, per esempio. Via su questo. Allora adesso io ho ritornato, vedete, ho ritornato indietro in un attimino, subito là. E ce n'è produzione, che ce n'è anche troppa. Cioè, qui sicuramente bisogna passare a fare un diradamento manuale dopo, quando, anche sulla bicocca, qualche dove ci sono troppi rami pieni di roba, andate e puliteli, che non c'è problemi, Qui, dimmi. Fai come vuoi. Dico, tra una potatura e una potatura, quanto cambia? Va bene, fai come vuoi. Della grossezza? No, di produzione. Sì, qui teoricamente come peso aumenta la produzione, perché tu se non poti hai tutto del mare di roba, con tutta roba così. Invece qui facendo questo lavoro qua diventa roba più grossa, capito? Non so, cioè per sapoco come peso saranno quasi uguali, perché tu avrai 1000 frutti, io ne ho 500 o 300, metti, però sono il doppio o triplo di quell'altro, capisci? Cioè, quindi è lì il discorso, insomma. Vedete, io torno benissimo indietro qua, cioè io, importantissimo è lasciarmi quello che c'è sopra, quello che è... Sì, ce ne sono tanti, ma è meglio specialmente sulla bicocca. Adesso allora se io ho problemi che sono troppi posso fare benissimo così, non c'è problema. No, ce n'è. Se voi vedete che c'è troppa roba, non preoccupatevi a spogliare un attimino, perché dopo si rimette subito a posto. Per esempio come questo, è troppo sopra quell'altro, qui c'è uno spazio abbastanza vuoto, allora io posso fare benissimo così. Diego, una cosa. Se questo è così. Non so se ci sei arrivato, ma mi staccate se giorno. No, lo taglio via. Sì, no, non ci sei arrivato, no. No, non sono arrivato, no. Ma stavo arrivando lì e così, adesso questo qua, vedete, ecco. È troppo interno. È troppo interno, praticamente ombreggio all'interno, via. Come vedete, come abbiamo detto prima, il vaso interno vuoto, cioè la pianta è tutta in esterno. È importantissimo. Ma d'altronde, se voi pensate, quando abbiamo parlato della cultura, buono, posto così adesso. Avete visto prima e dopo.
Ora, scusate un secondo, dove conoscete la foto? Tu chi sa qua ce l'hai solo levato qua? No, io l'ho qui, no, mi viene motivo. Andole, rispetto a quello che volava. Sì, ma quando ne ha preso una passata che ci si mangiava tutte le case. Sì, stesso se stesso. Ora, l'unico problema che c'è qua, che produrrà quasi per... Mio per quasi io, volte con più. La via per esempio non avrei tagliato. Allora il pericolo qual è? Che diventano di colpo così, sai, meglio un attimino. E allora bisogna saper bilanciare la mano nel terratamento, per esempio un rametto di questo, far bene, quindi c'è uno spazio lì, è un po' troppo. Abbiamo 10 frutti. No, beh, è così, può stare. E appunto dico, cioè perché molte volte noi stessi vediamo che quando c'è una supercarica... Se uno ce l'ha una pianta uso casa, non gli frega niente, sono piccolo. Ma se uno deve commercializzare il prodotto... Magari per esempio stesso, con questo cambio. Sì, però dico, uso casa, una più, una meno. No, ma poi no, poi il peso alla fine è sempre lo stesso. Perché anziché farne due per esempio di 50 grammi, dico 50 grammi per dire, due di 30 grammi, ne fa uno di 60. Quindi alla fine, perché quello che produce la pianta, glielo restituisce i frutti a quelli che c'ha, certo. Va bene? Poi si mette a piovere un pochettino. Vabbè, facciamo lo stavo su per stai leggerissimo che allora taglia molto di più. No, ma sta molto di più, taglia molto di più, sembra di no, ma è tremendo lì, non è i vostri. Ecco, se ci sono. Una fondina bella, in polso, che tagliano pure come questo. Questo l'abbiamo tutto sopra, quindi essendo sopra, qua. Io farei proprio drastico, io andrei via basso, giù, ah, giù. Perché tanto questo sopra questo, e questo sopra qua, lì, va bene? Perché spoglia tutta la parte, ha sfogliato tutta la parte bassa lì. Questo già era più fitto di quello. Molto tu mi ha ammalato, il figlio sta prendendo chicciare. Sì, no. Causa tutti i tagli e controtagli che facciamo. Ha preso, andiamo a girare. È troppo questo, aspetta. Questo di qua conviene toglierlo tutto. Guarda la parte alta. Tutto dolce. No! No. Perché? Perché la parte alta qua, questa lo possiamo lasciare. Quindi toglieremo soltanto per quest'anno, quindi questo lo possiamo lasciare, ecco. Perché altrimenti spogli troppo. Perché praticamente questi sono buoni, poi taglieremo questi. Andiamo avanti a girare, forza. Sì. Questo qua verrà un via. Ma lascialo quello lì che hai in mano. Avanziamo dopo. Taglia quello lì. Cioè alla fine dico, dobbiamo dire che noi dobbiamo avere un equilibrio della chioma su tutti i lati, più o meno. Uguale. Questo lasciamo. Allora, questo invece dove lascia? Dopo un altro anno taglieremo tutto qua. Tutto qua. Tutto per quest'anno questo. Tanto lo lascia lì, dai. Va bene. Ma un altro anno... Cioè, quello lì è un adattamento per non... Siccome qui non ho niente, qui non ho niente, vedete? Bisogna saper guardare, non l'equilibrio in Italia, qua che ci abbiamo, allora abbiamo questi qua, che mi prodotto. Appena mi buttano questi di qua, questo va via. Non c'è problema. Sai cosa? Io... Ma qua c'è lo spazio, c'è uno eventualmente, magari un altro anno può togliere questo, sì, per allargare di più. No, ma anche perché un altro anno di qua avremo tanti getti laterali, e allora taglieremo questo e taglieremo questo, perché una volta che entra la luce, quando vi avremo altri getti, va bene? Ma devo questo qua che sale sopra, ce ne abbiamo un po'. Sì, ora qui riferiamo, va bene, potremmo riferire pure con la fobbe, cioè. Quello. Io so cosa fa. Allora guardiamolo bene. Questo dov'è? Tutto l'interno mi chiude qui dentro e me lo ombreggia. Questo qua è sopra questo sotto. Qua. E allora vorremmo pure tagliare sotto. O qua lasciando questo pure sotto. Sotto. A dove punto? Sotto. Okay.
cioè uno è arrivato a un certo punto e deve avere il coraggio di tagliare il ramo, questo è il discorso. Come dottore, dice devo tagliare. Adesso per quest'anno basta, perché adesso ne abbiamo tirato. Come tagli grosso, no, vorremmo fare solo questo qua, circa sopra. Sì, bene, quest'anno, al limite per quest'anno, per coprire questo spazio. Si può fare anche così, l'altro quest'anno, dopo l'altro anno lo taglieremo via, quando si rimette a posto. Andiamo con la forbice, vi tenessero due perché sennò capo. Faccio io, dai, che così. Allora, qui, vedete, io lo lascio stare. Cosa sta facendo? Sta tagliando quello sopra il ramo, va bene? E il libro un po' metterò. Equilibra e così con l'equilibrio un po'. Questi qua li lascio che sono vicini, non c'è problemi. Perché qui io dopo l'ho tagliati perché avete visto che erano già sfruttati. È inutile lasciarli, specialmente che qua. Questo qua interno, vedete, allora io lo elimino, non sto tanto perché sto sbagliato, va bene? Qua pure. Qui poi posso anche lasciare questo, Sì, beh, ma non ho più produzione se non sto attento qua. Adesso dopo non ho produzione, allora li devo lasciare quest'anno. Proprio un altro anno lo taglio un altro anno, capito? No, questo invece me lo lascio lì, dopo me lo faccio così, capite? Come vedete le cime rimangono intere, quando si taglia dal basso, va bene? Come dice signora? Un albero va arrivare a 4 metri, poi va a raccogliere. Questo qua sicuramente mi si rimettono a posto e dopo sicuramente mi si rimette a posto il vetro, perché altrimenti questo qua corre sempre su, chiude e mi dà problemi, invece così mi apre fuori così. Meno produzione, allora cosa è nostro? Viene a fare 3 anni senza potare, e si fa per 70 anni, no? Ma adesso hanno si fa e per un anno non si fa con lei. Cioè, la teoria, quello che fanno fare. Con i tagli che abbiamo fatto all'interno, noi dobbiamo un po' quest'anno lasciare un po' di più, e dopo il prossimo anno faremo. Salvatore? Sì, come ogni anno. Sì, Salvatore? Dopo di che ho una mogliere? Abbiamo fatto Maria. Andiamo nell'azienda dove lui ha fatto la potatura estiva. Sì. No? Sì. Così anche vediamo cosa è successo. L'albero cosa ci racconta della potatura estiva, dico bene. Mi dice cosa ho fatto, se ho fatto bene o no. Vedi, come questo qui è un casino. Tagliamo con questo direttamente. Ti portano dritto in piedi, va bene, sarebbe così, adesso vedo come fai, dopo torno indietro perché ho paura che devo tornare indietro a prendermelo via. No. Perché quando è dritto così. Ma questo potasse tutto allora che dritto, no? Questo qua. In caso devo far così, perché è quello che sicuramente non è spira né niente. Ci piaceva? C'era mio fratello. È una cosa speciale. Tagliano quelli, dice. Non ha visto che questi erano. Eccoci. Ecco tutto il secco, quelle cose lì, vedete, li richiamo questi qua. Li devono pulire tutti, vero? Però non attaccati, no. Cioè, se sono secchi li devi attaccare, devi tirarli via bene, così. Se invece è un po', vedi come questo qui, via metà, capito? Qui si produce troppo qua, allora via metà. Oh.
Verde è aperta la strada, la pianta, noi tiriamo via quei quattro grossi che ci danno problemi, però è perché siamo passati a fare la potatura verde, qua non ha problemi, altrimenti facciamo così, mi tiro via quei quattro grossi e basta. Con pochi tagli. Buongiorno. Con pochi tagli noi riusciamo a riequilibrare tutto l'albero. E qua lo tiriamo via, si potrebbe produrre lì, vedi? Questi qua vedi, si può dire benissimo, tornare qua, vedete anche questo perché è tagliato. Però questi qua l'avevamo fatti a luglio, allora non c'è problema. Qualcuno lo taglia in più, sì, sono troppe. Questo al limite possiamo fare così e lasciarlo di sotto, ma non tagliate per questo. Dove sono troppi, vedete che questo qua si è riempito di gemme già perché ha preso quelli che sono troppo grossi. Abbiamo formato questo già nel mese di giugno, quindi i tagli come vedete sono molto limitati a togliere l'eccesso più che altro. Se manca la luce, questo è tutto preciso. Me lo metto bene. Persone grosse, questi qua. Allora, che bisognerebbe tagliare. Bisogna tagliare. No, questo è piccolino. Va bene. Poi non si sa che tagliare così. Va bene, ma si può tagliare là. Si è leggendo poi che apre. Sì, bello qua. Va bene. Senti dietro, ma lascialo perché questo qua vuole portare la... Sì, tieni lo tubo. Tieni lo tubo. No, allora. No, non diciamo quello. Quello che hai nella mano dall'altro lato. Ecco lì, lasciali stare. Adesso questi qua portano produzione perché vedete... No, bene, questo qua con la luce che ha preso... Sono saltate fuori, vedete, sono tutte gemme a fiore. Perché qua sono tutte gemme a fiore, qui è tutta gemme a fiore. Ma non credo che puoi far piccole. Ti farà piccole se non si esegue poi la scossolatura. Perché chiaramente tutta questa produzione, vediamo per esempio un ramo di questo, già comincia a fiorire, da qua in poi già è tutta fioritura. Vedi che sono Giappone? Da qua fino a qua sotto è tutta fioritura. Però su questo lasciamo 1, 2, 3, 4, 5. Il ramo si basta così, li raccoglie tutta la terra e praticamente non ha problema. E non poi va in terraria, cioè, continua a dar su e non ha problemi di pezzatura. È chiaro, se ne lascia 10, perché magari uno dice queste belle cose, ne lascia, la pezzatura diventa la metà. Se ne lascia 15, la pezzatura diventa un terzo, chi c'è dubbio? Più produzione, più piccolo. Oh. Poi che succede? Man mano questo si piega, si ha l'emissione dal punto di giuntura di rami nuovi qua, poi questo si taglia e si lascia quello nuovo che sarà un altro di questo, pieno di gemme. Però dico, capito, la tecnica di giardino, ma si può fare a vuole durare verde? No, tagliarlo questo non. No, ora. Dopo la produzione, perché se io taglio e ce l'ho. No, ma questo a maggio finisce. Benissimo, a giugno si può anche tagliare e lasciare su questo tipo. Si prepara per la cuore. Sì, felice una maggio. Tanto, come no? Io felice, ogni anno che felice a maggio. È troppo grosso. Vabbè, comunque a giugno poi iniziare a passare la cuore. No, ma perché siamo passati a verde a tagliare tanto, insomma.
cioè alla fine no, per me sta per vero, per me si vede dica alla fine la lista fu fatta, la lista fu fatta dall'interno, invece l'auso non hanno niente all'interno. Io vi invito a notare queste cose di qua, queste mentre no, 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 io stai vedendo, vi invito a notare questo tipo di si può tagliare ma cioè io sinceramente me le lascerei perché qui ci sono alcune 2-3 gemme buone e ti fanno così anche questo ti fa così se e dopo, poi ricordate che ogni se dopo arriva la tutte no perché no, perché no. Le esponiamo sembra d'apertura e quindi è invenzione fuggire va bene e poi bene soprattutto un periodo come adesso la temperatura è alta quindi ci sono tutte le condizioni per svilupparsi ho fatto un trattamento ora gliene faccio un altro di rame? Riposo? Non hai problemi? Ora io ne faccio il problema adesso dai proviamo a farne una nuova perché se tu vuoi io non ho problemi lo tagli a metà questo qui sta però se lo tagli adesso cosa succede? Succede che mi spinge se io lo taglio qua mi spinge tutto la vegetazione sopra e allora torniamo a fare quello che stai facendo tu capisci? Allora io non voglio piano piano farvi capire cioè con 2-3 piante farvi capire che si può stare anche più bassi. Cioè si può fare, cioè sono piante che qui dovrebbe fare 40-50 kg di roba, non 10 kg insomma, 15 no. Cioè lì bisogna prendere via almeno l'ombreggiamento, insomma. Cioè, e dopo, adesso, in questo momento qua, perché dopo io passerei durante l'estate, ma io adesso mi prendo via solo i rami grossi così. Cioè, io. Si vorrebbe una pensiamo quale deve tagliare vedo qua se abbiamo una produzione di questo ecco facciamo una rama due rame così no beh una pianta facciamo finiamo la pianta non puoi parte che ne vuole tagliare un uore più corto No, è qui che fai la produzione, qui mi lasci sull'alimento qua, mi lasci 4-5 futi, non 40 quelli che ci sono su perché se ne saranno una ventina. No, hai bisogno invece che convecciabile loro. Cioè, capisci? Cioè, allora 4-5 futi fanno bene. E come fate guarda perché ho tagliato il taglio, non sapete, le potete vedere le due e a 4 le abbiamo raccontato. Perché è logico che devo pulire la pianta raccogliete sempre la terra c'è bisogno di cogliere ora una cassetta messa una cassetta anche io lì non arrivavi ci oh guarda quanto sogno è alto una cassetta quello lo taglio ecco bravo praticamente è arrivato una pacchetta la produzione l'avevano ma io la porto lo stesso a sto livello qua però sì, io pagandomi via questo togli questo e tu poi si cucca no non c'è bisogno manca cassetta perché poi un ramo si cucca guarda, vedi che tutti secchi questi perché non passa la luce no l'interno. Ciao tutto siamo lo zero no fai tagliamo tutto uno e due
è rimasto lì. Ma che non c'è? No, guarda, che cosa c'è? No, no, noi pensiamo così. Questo invece lui fa gli affari. È malato. Infatti chi si va a tagliare di sotto, quindi chi adesso partire, chi adesso per l'altro, se leva tutto. E dai, la buona addirittura già c'è uscito tuo cancro. Stanno venendo cancro, c'è il cancro, c'è scendere. C'è il malato, allora c'è malato. Ma no, bene. Si mette bene a posto. Vuoi le cogliere questa cartale? Come è dolore? Così devono essere, vedete come si apre la gara. Cosa c'è da questa qua, cavolo, preso sotto. Ma io questo qua. Ah, un festista che deve tutto. Ah, ecco, sì, sì. Se non era tutto, vedete così, tutto. Qui aprirei il passaggio? No, no, no. No, non c'è problema che usatura passa a basso. Questi qua li lascerei? Faccio con quattro. Oh, non mi dire che ora non sono buono, non cominciare. Un mare di vegetazione, non hai e non hai frutti. A scala non è uscito. Non uscite che calore. Allora stentare la matita. Continuate a fare il cespuglietto sul cime e basta. Io le sento nominare, non è che ne ha siamo adagio qua, vedi che sto facendo un panaro da bucocca qua, va. Sono tagliato le bicocche?
chiesto per io imparare una foto. Ma sì, ma il problema è che è pianta, no? Allora, il sistema diverso. Una cassetta ne puoi scegliere. Non mi ricordo se vado qua. Chi sta qui? Pianta piccolina, lì. Sì, speciale. Non è un loro con un panare di meno come facciamo? No, erano il grosso. No, chi è che lei sapeva a mangiare? Sono chi? Non può dare più, perché hai sentito cosa mi ha detto? E quelli che io mi dovevo mangiare, sono caduto con il cuore della moglie tagliato. Ascolta, un taglio, come fai ad andare a scintare? Vedi che io ho cercato di portartene giù. Oh, importantissimo, governatore, non tagliatemi, non tagliatemi tutti i cosi. Se voi andate su e tagliate tutti quei grossi, li tagliate così, così. Questo è una pianta che è chiamata proprio a buttarmi quattro pianti grossi. Oh, trovate, per mio conto io lo vedo così, sono, cioè, io sono sicuro che è così. A Marco, certo. Ah, no, quello che ci ha avuto, l'hai fatto, no, l'hai fatto nell'estate. Ah, ah, buona domanda, buona. Ci sei passato dietro, però, porco cane lì. Vedete per il pesco. Ma perché tutte queste piccole. Questi producono? No, ma questi qua a Cappoledo là, queste ne fanno. Sì, ma ne fanno troppi, allora io non posso lasciarli di tutti. Accorci. No, no, li taglio via le gemme e lascio solo le queste. Questi qua. Devono esserci 3-4 frutti di pesca e basta, e mi viene giù così. Vedete qui, anche qui sono in piedi, è lo stesso, fanno lo stesso la produzione. Importante, però se tu vai a farmi quel lavoro che hanno fatto loro, fanno così, allora incasini tutto. Cioè invece bisogna fare così. Questo è buono, il resto via. Questo sotto, vedete, questo, se io lo taglio così mi va bene. Se io devo pulirmi qualcosa, io me lo pulisco così, però tagliando via uno grosso. Così, così. Vedrete, qui è tutto pieno di pesche. Questi sono femminelle, che loro che normalmente fate, di tagliare sul ramo nuovo, perché il ramo nuovo mi porta sempre a fare quel lavoro che lo vedete cosa ha fatto, insomma. Questo sarebbe l'ideale. Diego, adesso andiamo a rivedere quella pianta, perché dal punto di vista didattico è importante capire il danno, diciamo, di potatura che è stato fatto lì. Arrivo. No, è che volevo, già che sono dietro lo faccio. Dai. No, lo fanno così, gli fai vedere anche la distribuzione. Vede quello che discorso che dicevo io. Lei questo l'ha tagliato. Invece così, ha eliminato l'eccesso e l'ha distribuito. Uno qua, uno qua, uno qua, ed è tutto pieno. Fa tre frutti qua, cinque frutti qua, no? Quindi abbiamo 8 frutti, solo in questo pezzo. Qualche frutto viene ancora su questo, va bene? Mentre se noi lo tagliamo, ad un punto ne avremo pochissimo, se ne raccogliamo tutti. Il problema è importante la gemma apicale, perché qui c'è un ormone, che è l'ormone apicale, che è quello che tagliamo tutta la linfa dal basso. Se tagliamo questa, qui si comincia a sfogliare, le gemme sottostanti riformano la gemma apicale e si richiama tutto quello che c'è di sotto, tutti gli ormoni che ci sono negli altri apici. Capito? Allora, importante, o che fai così, vedi? E soprattutto là non puoi fare questo che fa. Ne vanno sull'altro. E tu che dai duramente, parte da sotto, viene elaborata nelle foglie e ritorna ai frutti. Questa qua è una bomba che richiama la linfa. Più c'è gemma apicale abbiamo, più pompe abbiamo che tira e la linfa corre. Lasciamo questa. Se la interrompiamo è dritto, la linfa corre. Invece come fanno vedere che fa? Che stocca. Come corre uno nell'autostrada o nei tornanti da dormire? Se c'è dubbio nell'autostrada corre più meglio. Quindi la linfa
se trova dritto qua riesce a correre l'abbaramento. Non so se non rimettere una trappola spero morto. No, una trappola lei qua individua il momento quando è pronta la tignola, in quel momento faccia prendere, lei risolve il problema. Va bene? E sono trappole gialle con dei feromoni che sono attrattivi sessuali. Quando fa danno la mosca va da fuori. Nel momento dopo si accoppia e dopo ne muore e fa il danno e la larva, no? Ma noi cosa facciamo con la trappola? Riprendiamo nel momento dell'accoppiamento, ancora l'uomo non l'ha fatto. Devi lavorare su questi. Quindi capendo che c'è, nel momento si stanno accoppiando, tra un paio di giorni fa la larva. Io faccio il trattamento e compro tutto il frutteto. Quindi appena demore la lava, trovo subito fresco, insetticida. Se no uno a fare trattamento a calendario, subito, però poi io azzetto il momento. Però quando è fatto il trattamento? Sicuro che mi fa promozione se io riesco. Non sono una strona. Io addirittura intanto i posti, se è in basso, noi facciamo una cazzata. Vedete sul ramo dell'anno, io non lo taglio mai, non lo spezzo mai, è metano. Dove il resto io lo taglio anche a metà, non ho problemi. Quello dell'anno, se io lo taglio a metà, parte come un matto. Invece se lo lascio così, questo qua mi si piega così, capito? Perché ho dovuto servire questi, se io avevo due o tre di questi, mi servivano, erano meglio. Perché questo qua sono succhioni che io cerco di sfruttare, in poche parole. Questo qua devi calcolare, devi calcolare che questo mi caccia fuori dei germogli nuovi e mi caccia fuori anche le pesche, cioè mi mette le pesche e il rametto nuovo. Questo qua con 3-4 pesche si mette lì così, non fa niente, non si muove da lì. Non ce l'hai l'effetto bandiera, dai. Non va dritto e fa bandiera così. Si piega così piuttosto, anche questo si piega così e si ferma. No, anche se si piega, anche di più. Anche se si piega, guarda, io ti faccio una forza di strumento di 30 kg. Sì. Non le fa 30 kg le pesche qua, manco con tutto il rame. Però ti faccio vedere che non si rompe. Sì, non si rompe mai. Qua avrai l'emissione di un nuovo ramo. Sì, dimmi te ritorni su quello. Che diventa così. Scusami un secondo, ma meglio in questo modo, ma sicuramente ne verranno 4-5 quelle laterali, se no le laterali se è possibile. Oppure se voglio taglio tutto questo che ha prodotto e quindi esaurito e mi lascio quello nuovo che praticamente è un ramo misto buono, un ramo pieno di bisogna farli come fare un vigneto, è logico. E allora fai tutto fuori, ma se uno li fa una volta, non li fa più, va bene, è logico. Ma no, è logico, tutti gli anni la frutta deve essere. Quello che frutta lo vedi già, questo qua è quasi come il vigneto, sì, è logico. D'accordo, che è quasi come il vigneto. Ma lo deve fare qua. Non è che non possa farlo. Non deve farlo. In qualche modo. Lui è grosso, gli si chiamano. Se lo vedi, se vedi lui. Anche se sono prodotti, perché non è che non li fa. E che problema? Va dentro. Sei visto? Però conviene spostare. Come un barbiere che è passato a tirare qua. E poi gli spoglio la terra. Conviene spostare il tesoro sulle robe. C'era un plastico. Ecco, vedete, io lascio questi qua, che sono sicuro che mi fottiscono. Adesso vuoi che faccia la lettera? Capite? Ah, era un po' da fargli vedere. Ma bisogna farlo tutti gli anni, eh? Tutti gli anni, altrimenti non lo vorrei. Ora, vedeteci su un campo un tale
il momento di vendere questo. Ora una promozione, venerdì e sabato. Quando io ho roba giovane così, è molto bene. Vedete queste qua sono tutte roba giovani. Speriamo che le vicino tutte, che tutto mi chiede così. Sì, lo leviamo tutto. Diventa pulito. Diventa pulito. Buona giornata. Arrivederci. Stia bene. Mi raccomando. Ci vediamo. Ciao a tutti. Ma la cinta prende, non la dice ammalare. Era già malato l'albero. Attacca a terra. E attacca un nega che c'è chi non sta male. Vedi che qui non c'è finito. Ma non c'è niente buono. Ma visto, è così. Cioè dice, ma perché ci piglia così? Perché non abbiamo le cose? Guarda, guarda, sei giovane un pochettino. Ce n'è. E allora che risulta ci potevano fare? Sì, ma ce ne sono qua, Romani. Allora fai così, lo pulisci un attimino, così. Non c'è mica problemi, no? Se avevano fatto una potatura un po' verde, vedi? Da pulirli così, vedi quanta roba buona che c'era. Ora questo è importante fargli capire la differenza nell'altra cosa, perché deve ripassare purtroppo. Questa gara è una frase. Vabbè, qua abbiamo completato. Ma ce n'è, oh, tu credi che non ci sia roba qua? Ce n'è su pieno? Ora! Buongiorno! Non c'è da capo che non bisogna. Sono 300 pesche, insomma c'è. Cioè, anche di più, sì. Poi questo ne può lasciare qualcuno in più, lo può lasciare perché sono piccoline queste, va bene? Ma qui potrebbe portarne, se qui potrebbe portarne 30-40 kg, sta qua. Adesso non la porta, ma l'altro anno. Non niente come ha detto lui, perché lui mi ha detto sinceramente che l'anno scorso non l'ha fatto. No, insomma, no. Allora dopo puoi lavorare bene. Si fa così. Poi dopo lavoriamo su questi qua, cioè che produce, sono questi, sono i rami misti, questi, vedi? Cioè se io li taglio, come ho visto in tanti posti, è fatto. Però cioè, se tu puoi, cioè, perché devi far così, capisci? Cioè di richiamare un attimino indietro questi qua. È qui che fai la produzione, vedi? Cioè questo qua, se tu tagli come fai, come fai così, qui cosa succede? Succede che spara su un succhione, fa sempre salire, capisci? Allora tu devi stare attento a non tagliare su rami grossi così, no? Cioè invece lasciarlo così, tagliarli via così. Vedi, questi sono i rami misti che devi lasciare. Al limite lascia che questo così allora produce. Ecco così. Questo ramo dell'anno, che questo qui è un ramo dell'anno, che ha fatto tutto l'anno, o che lo lasci intero o che lo tagli del tutto. Ma la produzione buona è su questi, vedi? Questi qua non devi toccarli, no? Allora dopo ritorni indietro dove vuoi, cioè questo qua è un ramo individuale, questo qua è un pezzo vecchio, allora io posso tornare sul pezzo vecchio che voglio. Allora torni indietro lì dove vuoi. Questo è troppo grosso. Questo è già dopo il posto. Però bisogna devi lasciare tutto abbastanza folto e cercare di magari tagliare qualche. Allora, ricacciare fuori di nuovo qualcosa. Ma dove va? Palermo. Stessa cosa qua, la branca dov'è? La portiamo qua, diventa questa la branca. Però tutto il resto è tutto deve essere sotto al resto. Allora, tagliamo via.
sono venute in mente le patate, se ne avevo state in piedi magari. No. Guardavo quello perché ho cercato di stare in mezzo. No, lo stesso. Cioè, qui il problema è qui, vedi? Cioè, se tu vai su un ramo che è troppo esterno, cioè che è troppo vigoroso, quello mi parte e va sempre più avanti. Allora per tornare indietro, l'unica cosa è tornare indietro è tornare su questi. I rametti che sono vecchi, che sono rami misti che ti portano sicuramente in posizione. Allora tu devi tornare indietro su questo. No, ma anche perché questo è il periodo che ha meno foglie. Ma lì così allora va bene. Questo come è un albero sempre verde, però no, i fogli sono capelli. Sì, ora lo è vegetazione. Perché vedo come tutto fa cambiare, questo è il periodo in cui manca la nuova vegetazione, chi deve vecchia invece vietta. Se rimane le foglie che è meglio cacciare questa, perché se cane, se non va su questa sera. Se tu lo tagli, invece in periodo che lei sarà così brava, comincia a seccare il casco. E vede più l'erba al secco, vedi, allora, vede che la foglia si sta casata. C'è questa sombrella. Cioè, se tu la cima la tocchi, un albero nuovo, questo resta un po' come hai fatto un albero che l'anno scorso, l'hai fatto, a un certo punto, cioè questo taglio qua, ritorna a sparare di nuovo, la becca così, a un certo punto mi chiedi, quello che devi fare lì, se tu lo tagli, lui spara. Cosa ti succede? Che fa un po' di vegetazione, lì faceva un pregiamento su questo e dopo e sotto diventa secco e si secca tutto. Perché questo qua non è niente, non c'è produzione. Non è che a te serve anche per. Cioè passi, fai orto e tutto quello che vuoi, però non è comodo insomma averlo alto così. Ecco, qui per esempio puoi tornare dove vuoi, qui vedi, sono 4-5, tra 4 bei rami misti che ti servono per la produzione. Qui abbiamo finito, vero Sabato? Come? Abbiamo solo questo, abbiamo finito. Tempo ce l'abbiamo, ce l'abbiamo. Vedi, cioè io cerco di lasciare tutti i rami misti laterali. Che qua devi fermarti, cioè se tu fai la stessa cosa che hai fatto l'anno scorso e mi fai questo lavoro qua, normalmente facevi te, quelli là mi sparano su di nuovo. Allora piuttosto è meglio far così. Perché? E tutti questi ramettini lì così, tu li tagli e lasci lì. Questi sono i rametti che devono rimanere, questi che fanno la produzione. Sicuramente bacchetta all'interno ce ne sarà. Io le posso far vedere le fotografie prima della fotografia di questo. Ok, lasciamo stare. Sopra così, invece mi lasci questi. Questi sono i 3-4 rami misti che possono stare bene. Questi, vedi? Giusto? Stiamo dicendo che piantare i patate per smeggiare fa parte della storia della patata, cioè, ha fatto sempre, guarda. Una volta sì, ora. Ora ne piantiamo più patate per altre cause. Però dico. Perché prima giustamente con la patata si andava avanti. Patate, peschete e basta. Anzi, addirittura peschete e basta. Piantavano e si piantavano. Patata morì.
sarebbe da eliminare perché è interno. Vedi? Cioè, quello che il mio coso era. Ma tu chiudi gli occhi e vai avanti. No, bello, ben capito, ma sto qua, se vogliamo aprirlo bene, è questo il lavoro che dobbiamo fare, vedi? Cioè, il vaso vuoto internamente è importante. Cioè, perché allora viene giù e mi dà la... La copertura anche qua? Fare via, tagliamo il pacchetto e ti mangiai, avanti, poi quanto linea ci arriva. Ma poi il risultato è seguito, nel senso che dopo vai a fare a tagliare chi e l'auto. Tu vedi qua? Questo sono tutti i mezzi russi, a porta questa smeggia russa, sta lasciando un po' di più. Tu fai qui il pacchetto assai. Però a pacchetto io ho visto giustamente che se uno ti ha messo le mazze a prima arrivi quando mi detto di tutto dice tu non passassi di mano. Ma date il travaglio fatto. Ci ho visto l'occione, io ho un pezzo da occupare già che è a più tempo. Non ci vai i fisci. Mi scialai i comuni. Ma un moscio che non ci passai, non ha potuto, non ha visto mai. Sì, perché noi alla fine, lasciando... Si chiudono, ma oltre a che su canna, cioè noi lasciamo delle gemme, dei rami, che poi in autunno li tagliamo. Chi deve tagliare in autunno? Lui lo va usando quando tu vida lo stato del bacio, magari un guido si sono in leva, cioè velocizziamo il lavoro, sfruttiamo di meno la pianta, perché se noi passiamo è un legno che la pianta produciva che poi noi lo amo, perché abbiamo perso. Volendo passare di peccato, se non si può disparicare, occupare che non ci possa i pagati finire con il telefono, o 15 settembre. Un lei che ci sono assai ebbe in tanti quattro uomini, ci vuole fare tutti i sepanti in miscela, però c'è uno che ha 61 di carenza. No, l'etera non ha problemi di carenza, un lino non ha un giù così, un senco. Io ci sono messo un lino, non ho sarebbe un porto un metro. Sì. Così ci salviamo. Ancora a ieri. Perché sono già pulite. Sono solo in dicembre, ce la fare. Oggetto. A fare un giorno ci metto. Ah, vabbè. Non appena sciogliamo il terreno. Una volta ci vuole. Dico, il dicembre facciamocelo immediatamente perché già siamo. Il zappo, questo. Sì. Ok. Sì. Ideale. Vedi che è aperta e sì, diventano sì, aperte. Questo è l'esemplare che serve da prototipo per il proseguo. Cioè, se tu fai una cosa del genere va ben bene, cioè per un conto. Invece tu tendi a chiamartela, vedi com'è, chiamartela in cima e dopo ritorni di nuovo a fare come di là.